quest'anno ho commesso un'azione quasi maleducata nel fermarlo e chiedergli di fare una fotografia come nemmeno a 14 anni, ma dopo i 100 giorni della malattia mentana E eravamo sono ancora vivo. no, E lo ero allora. Del dottor Fabbri ci fa paura. A me fa paura, a me, no, a me fa paura, Per carità. sinceramente, perché ha dimostrato di con quanta semplicità si possono comunicare anche concetti estremamente complessi e soprattutto quello che forse un po' tutti gli invidiamo, questa visione così ampia che spazia da un continente all'altro e che aiuta noi a comprendere quello che ci succede attorno. Quindi l'opzione dialogo l'abbiamo bypassata a favore di uno Lasciatemi solo. dire, perché altrimenti sembra che sia colpa mia. Perché No, dottoressa Carta mi ha detto: io preferirei che tu andassi da solo, non, ci chiediamo tengo. del lei però come No, diamoci cosa anche, no, per carità, mentana. diamoci anche del tu. Gli emmentana siamo più Bonolis e Laurenti. Noi in questo caso possiamo darci tranquillamente del tu. No, ci tenevo a dirlo, sei stata tu a preferire questo format. E magari al termine della sua conferenza ci sarà spazio per qualche domanda. Stiamo ovviamente dentro l'ora più o meno. E quindi, Dario Fabri, Grazie grazie. Lasciatemi controllare l'ora proprio per non essere poi troppo lungo. Sono le 19:07, quindi tra un po' ricontrollerò per vedere a che ora sono arrivato. Intanto grazie, grazie davvero per l'invito, per l'ospitalità, non che avessi dei dubbi, tutt'altro, ma insomma è sempre piacevole scoprirla in questo modo. Non ero mai stato in vita mia di Iglesias, quindi mi costituisco immediatamente, quindi ho scoperto anche una graziosissima cittadina dove non ero mai stato, anche di questo vi ringrazio, senza alcuna piaggeria, è esattamente così. Certo, finiti i convenevoli, io mediamente porto sventura, cioè vengo. Purtroppo la geopolitica in Italia, e noi, si frequenta soltanto in casi di tremende tragedie o eventi drammatici. E questa volta non possiamo fare eccezione, evidentemente. Quello che proverò a raccontare questa sera con voi, mezz'ora, 40 minuti, senza esagerare, per poi dare anche spazio ai vostri interventi, così da chiudere in un'oretta, quello che proverò a raccontare è come siamo arrivati fin qui. Ovviamente il tema è la guerra attuale, da dove viene, a che punto è, quanto ci coinvolge e che cosa, tra mille virgolette, può succedere, che è ovviamente la parte più complessa in assoluto. Anzitutto alcune premesse che possono tornare utili in una discussione di questo tipo, ovvero che cos'è l'approccio geopolitico ad una crisi come questa? Molto semplicemente, senza complicarci troppo la vita. Se c'è un'espressione impropria che riguarda questa guerra, ma qualsiasi, in particolare questa, è quella, la guerra di un solo soggetto. Nel caso specifico, la guerra di Putin, che è la sciocchezza per eccellenza. Ma non perché Putin non l'abbia voluta o perché non ne sia tra i principali colpevoli, se non il principale colpevole. Ma non è questo il punto. Che un'accezione di questo tipo lascia intendere che una guerra così grave, così ampia come quella a cui stiamo assistendo, sia stata voluta da una sola persona e che se noi eliminassimo, non so qui, non so chi, qualora Putin uscisse di scena, quanti di voi ne avrebbero nostalgia, mi auguro nessuno, ma se eliminassimo Putin, sottinteso è che tutto tornerebbe più o meno normale e che questo grosso incubo si chiuderebbe. Ovviamente non è così, sarebbe meglio se lo fosse, ma non è così. L'assunto da cui si parte quando la si definisce la guerra di Putin è che poi sia sempre un singolo individuo, quasi sempre un uomo peraltro, se non sempre, a decidere le sorti di un'intera collettività, di un intero popolo, di un'intera crisi, di un'intera regione. E poi il nostro approccio storiografico, che sfogliando un libro di testo del liceo, delle medie, all'università, la
La storia è scandita dai protagonisti della storia, che sono tutte stupidaggini. È davvero un modo per non indagare le cause strutturali che poi riguardano l'andamento delle popolazioni. Ciò che si impone nella storia è sempre una popolazione, una collettività, una comunità, nel bene e nel male, spesso nel male, a volte nel bene. Che vuol dire nel concreto? Vuol dire, nel caso specifico, che non è Putin che ha creato la Russia, evidentemente, è al contrario. È la Russia che ha creato Putin. Se Putin fosse nato agli Iglesias e fosse poi cresciuto qui, probabilmente avrebbe un'idea dell'Ucraina molto diversa, probabilmente nessuna, come è legittimo. Una persona che vive ad Iglesias, come a Roma, non è tenuta ad avere una specifica idea dell'Ucraina, ma soprattutto, che conta di più, non avrebbe l'idea tipicamente imperiale che hanno i russi. Che il russo medio condivide perfettamente con Putin. Altrimenti noi finiamo per scambiare la borghesia, molto ristretta peraltro, delle grandi città russe, quella di San Pietroburgo, quella di Mosca, per la Russia. E ovviamente anche questo non è vero, non può essere così. Mediamente in qualsiasi popolo, in qualsiasi collettività, il canone di una collettività è dato da persone che ci sembrano, forse lo sono anche, meno rilevanti nella gestione del potere. Cioè il canone italiano è molto più probabile che lo rappresenti una signora della Basilicata che non è mai stata all'estero in vita sua di me, ma è molto più probabile. Ed è certamente altrettanto probabile, se non sicuro, che tra qualche decennio, tra qualche secolo, gli storici che vorranno studiare lo standard italiano, lo standard culturale italiano di questi anni si rivolga a quella signora o al signore, che so, della Lombardia profonda, anziché a chi si è inquinato, fra virgolette, guardando anche altrove, e che involontariamente, dunque, non rappresenta più il canone di una collettività. E dunque, se noi dobbiamo analizzare una guerra come questa, non possiamo che partire dall'elemento antropologico. Non solo perché la guerra è, ahinoi, la più umana delle espressioni, quindi anche la più tragica, la più schifosa, ma è certamente umanissima, ahinoi, di nuovo. E dunque, se è così umana, l'elemento portante che la rappresenta è quello antropologico, va da sé. Una delle domande classiche che sono state poste più volte, anche legittimamente, non solo da studenti liceali o da bambini, ma che da adulti in questa guerra, ma è possibile nel 2022 si facciano ancora le guerre? Davanti ad una domanda così, ripeto, legittima, neppure ingenua a dire la verità, cioè è proprio una sorta di professione di principio, cioè perché? Che cosa ci induce a credere che la guerra ci debba essere sempre nell'interazione tra popoli? E qui dovevo fare un ulteriore passo indietro, prima di addentrarci direttamente in questa specifica guerra, ma le premesse metodologiche sono necessarie per capirci. Mettiamola in formula. Le nazioni, i popoli che poi si costituiscono in stati, imperi, comunità, diverse delle gradazioni, sono composte, le nazioni, soltanto da esseri umani. E voi potreste dire, beh, fin qui ci arriviamo benissimo da soli. In realtà questo è un passaggio mediamente negletto, che non si prende mai nessuna considerazione. Un po' perché siamo dei furbacchioni, quindi scarichiamo puntualmente sullo Stato o gli Stati miserie che sono nostre. Un po' perché proprio non ce ne rendiamo conto. Quindi noi pretendiamo dalle nazioni qualcosa che da un singolo individuo non pretenderemmo mai. Noi vogliamo che una nazione debba sempre essere ricca, senza debiti, colta, giusta, morale, che non faccia mai la guerra, non litighi mai con nessuno, che sappia sempre da che parte stare, che non commetta errori, che faccia percorso netto, che accolga lo straniero, che accolga il diverso, che non usi la violenza, che non sia affarista, tutto ciò che un singolo essere umano in assoluto non può essere. Certo, anche qui, con gradazioni diverse, insomma, ognuno ha le sue colpe, poi si può oscillare da una colpa convenzionale fino ad una colpa criminale, anche le nazioni infatti oscillano in questo tipo di
termometro su questo tipo di misurazione. Ma le nazioni sono composte solo da esseri umani. Quindi la domanda è perché si fanno ancora le guerre nel 2022? Per la stessa ragione per cui se andassimo a giocare a calcetto tra amici, a volte finiamo per litigare. Per la stessa ragione per cui in un ufficio c'è una cordata che vuole comandare su un'altra, o in un gruppo d'amici in seconda media c'è la persona più carismatica che riconosce in un'altra un'insidia perché di carattere e tende a spingerla fuori dal gruppo. Succederà sempre, per sempre. Le guerre ci saranno sempre, per sempre. Quindi non possiamo trincerarci dietro come è possibile. Basta uscire di casa, altrimenti ci affidiamo alle demenzialità da pandemia. Sinceramente le due stupidaggini che si dicevano da pandemia, una l'abbiamo detta tutti. Ci si contattava con persone che non si vedevano, non si sentivano da anni e si diceva quando tutto questo finirà ti verrò a trovare. Nessuno è mai andato a trovare nessuno da quando è finita la pandemia, perché quelle sono cose che si dicono in cattività, perché se non ci vediamo da anni ci sarà un motivo, che è il rovesciamento classico di Facebook quando ti scrivono gli amici della seconda media. Dice ma rivediamo, se non ci siamo visti negli ultimi 20 anni evidentemente non è solo per un caso e questo lo mettiamo da parte. Tutto ciò che poi si aggiungeva era ne usciremo migliori. Adesso sarebbe stato molto bello se fosse vero, ma ne siamo usciti umani, cioè esattamente come eravamo prima, quindi altissimi in alcune nostre vertigini, miserabili in altre espressioni. Questa lunga premessa, perché affrontare un tema come la guerra d'Ucraina è necessario farlo in maniera antropologica, inevitabilmente, perché se non è la guerra di Putin, ma le origini di una guerra così complessa vanno scavate e ritrovate nella popolazione, è necessario dunque partire dalla popolazione, per l'appunto. I russi sono una popolazione molto particolare, o forse no. Diciamo hanno delle loro particolarità, potremmo dire lo sono tutti particolari le popolazioni, i russi non fanno eccezione. La psicologia collettiva è un passaggio che mediamente si trascura, che non si frequenta più, perché la psicologia collettiva fa paura. La prima cosa che si insegna alla scuola dell'obbligo, anche in Italia, è che non si possono fare generalizzazioni. I maestri e i professori si sbracciano, non generalizzare, che è mediamente anche un insegnamento valido. Ma non generalizzare spesso vuol dire non studiare. È come quando qualcuno dice non criticare. Criticare vuol dire avere un pensiero. Poi l'educazione dovrebbe consigliarti di tenertelo per te. Ma questo è un altro discorso. La psicologia collettiva, dunque, è poco frequentata perché si dice nel momento in cui tu riconosci dei tratti comuni ad una popolazione, stai mancando di rispetto a coloro di quella medesima popolazione che quei tratti specifici non ce li hanno. Ma questo non vuol dire un cavolo, vuol dire che il tratto generale scompaia davanti alle eccezioni. Anzi, l'etnografo, mestiere che una volta era molto diverso da quello attuale, oggi l'etnografo più o meno va a vedere come intrecciano il caucciù nella foresta amazzonica, una volta si occupava della psicologia collettiva dei popoli, qualcuno lo fa anche adesso, a dire la verità. L'etnografo cercava di cogliere quali sono i tratti della mentalità di una popolazione. Quindi togliere i leader che non contano quasi mai niente nella storia, sì, sono quelli che poi spingono il pulsante rosso, ma ci arriveremo, e concentrarsi sulla psicologia collettiva dei popoli. E qual è quella dei russi? Se dovessimo semplificare, i russi hanno due tratti salienti, che sono uno il rovescio dell'altro, cioè uno complementare con l'altro, hanno un notevolissimo complesso di insicurezza nei confronti dell'esterno. Perché? Beh, il complesso di insicurezza in una popolazione è sempre determinato da due cause. La prima di carattere geografico, morfologico addirittura. La seconda storico. Prendiamo la Sardegna. I sardi, lo sapete meglio di me, hanno sempre avuto un rapporto molto complicato con il mare. Il che sembra strano per un'isola, è normalissimo. Il Giappone, fino alla metà dell'Ottocento, aveva un pessimo rapporto con il mare.
alla metà dell'Ottocento, il Giappone, che forse è il paese più capace del mondo, fino alla metà dell'Ottocento non sapeva andare in mare, anzi ne aveva terrore. Aveva sempre immaginato che dal mare arrivassero le invasioni, esattamente come la Sardegna, i pirati, e arrivavano veramente. I russi hanno un notevole complesso di insicurezza dovuto, esattamente come capita in altre circostanze, per la geografia. Quale? La parte europea della Russia è un'enorme, immensa pianura, infinita, oltre l'orizzonte ottico. Vivere in una immensa pianura è ciò che di più spaventoso possa esistere. Perché, anzitutto, a livello psicologico, l'orizzonte infinito spaventa l'essere umano, lo fa sentire piccino, piccino. Ma al di là di questo, che lo può anche superare, e spesso ci riesce, il problema è che la pianura invita le invasioni. Insomma, è molto più semplice arrivare in Russia che non in Italia, partendo dal centro dell'Europa. Anzi, arrivare in Italia attraverso le Alpi era considerato impossibile, fino ad Annibale, ma dopo Annibale non che moltissimi ci abbiano provato. La pianura si chiama Altopiano Sarmatico, quella che introduce la Russia dall'Europa, parte dal fiume Elba nel cuore della Germania e arriva agli Urali. È tutta pianura infinita, attraversa la Polonia, la Russia bianca, cioè la Bielorussia, attraversa poi la Russia stessa, arriva agli Urali e agli Urali si ferma. Nel mondo una pianura così grande non c'è. Perché questo genera insicurezza? Perché la Russia ha subito molteplici invasioni dovute alla natura piatta della sua geografia. Cioè bastava cavalcare e arrivare in Russia, poi rimanerci era più complesso. Ma invadere la Russia è molto semplice. Gli italiani, non l'Italia, nelle loro diverse configurazioni come soldati di ventura, mercenari, generali, eccetera, hanno partecipato almeno a 6 invasioni della Russia nel corso della storia. Anzi, una guerra combattuta in quella che comunque era Russia allora, la guerra di Crimea, è valsa quasi l'unità d'Italia. Poi, appunto, rimanerci. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha invaso l'Unione Sovietica. Fa impressione dirlo, ma è proprio successo così. Insieme alla Germania nazista c'era la forza italiana di invasione, anzi di più. Gli italiani della spedizione di Russia, che hanno subito un destino tragico, tremebondo, sono arrivati fino al cuore della pianura dell'Unione Sovietica di allora, poi sono rinculati verso l'Ucraina, spinti indietro dai russi e si sono ritrovati a morire, a crepare a grappoli nel Donbass, esattamente dove oggi si combatte. Poi noi, da bravi italiani, non ce ne frega assolutamente niente. Nessuno se ne cura, ma a Donetsk, di cui si parla tanto, gli italiani sono morti e morti, hanno combattuto a lungo. Si chiamava Stalino allora la città, città d'acciaio, da cui il soprannome di Stalin, ovviamente. Chiusa parentesi. Quindi nella mentalità dei russi l'insicurezza è perenne. Un paese che a noi sembra serafico, molto simpatico, anche se loro non hanno una grandissima idea di noi, cioè la Svezia, fino a qualche secolo fa, fino ad un paio di secoli fa, era una grande potenza, con mire egemoniche, invase la Russia. Finisce la sua epopea da grande potenza, da quel momento non esiste più la Svezia come grande potenza perché viene sconfitta a Poltava, anche questa oggi si trova in Ucraina, e ci torneremo sul fatto che gli italiani, i tedeschi, i francesi, gli svedesi sono stati sempre sconfitti poi definitivamente in Ucraina dai russi, ma tra un po' ci arriveremo. Però quello che conta in questa fase è stabilire come le molteplici invasioni abbiano creato un senso di profonda insicurezza che si traduce in aggressione, in aggressività, meglio. La profonda insicurezza è come la timidezza in un essere umano. Spesso un timido, se non patologico, se è patologico, rimane inchiodato sui suoi piedi e guarda gli altri passare. Ma altrimenti il timido che vince la timidezza diventa aggressivo, perché sa di dover fare in fretta, perché teme di finire altrimenti alla berlina a sua volta. E i russi, in senso collettivo, sono esattamente così. La loro insicurezza si traduce in aggressività, storicamente. L'altra caratteristica tipica della popolazione russa, oltre a questa, è l'elevato senso di sé. Cioè i russi, il russo medio è convinto più o meno che il popolo russo sia il più grande popolo del mondo, o quasi. Che anche qui si traduce
non sono uno psicologo, tantomeno d'accatto, ma si traduce sempre anche nel suo contrario, cioè alla base di un complesso di superiorità c'è sempre un complesso di inferiorità, che infatti i russi hanno molto. Un notissimo scrittore russo, quando visitò il Crystal Palace, il Palazzo del Cristallo a Londra per l'esposizione universale, vide questa enorme, siamo a fine dell'Ottocento, vide questa enorme esposizione e disse: chiudo gli occhi e mi chiedo, se non fosse esistita la Russia, quanto di questa esposizione non ci sarebbe stato? Lui dice: neanche uno spillo. Sono più importanti, usa questa espressione, le isole sandwich della Russia. Ovviamente non è vero, però come sempre il complesso di superiorità poi sprofonda in momenti di grande depressione. Quindi per capire una guerra come questa, stabilendo fin dall'inizio, questo lo diamo per sottinteso, che non nasce il 24 febbraio, che non è una guerra estemporanea, che non è il capriccio di un pazzo dittatore, lo può essere anche Putin, sia pazzo che dittatore, ma questa guerra non nasce da questo, vuol dire indagare l'animo dei russi, perché sono i russi che hanno invaso l'Ucraina e sono i russi che hanno voluto questa guerra. Attenzione, i russi, non Putin. E qui, come vedete, implicitamente sto scardinando anche qualcos'altro su cui, ad esempio, si basa tutta la pubblicistica, o quasi, italiana, non quella di Domino, che è la rivista ovviamente che dirigo, ma mediamente a noi viene raccontato qualcos'altro. Usciamo dall'aspetto della guerra. In queste ore ci sono drammatiche, commoventi manifestazioni in Iran in favore dei diritti delle donne. Perché, immagino, lo sappiate, una ragazza di poco più di 20 anni è finita, prima arrestata e poi è misteriosamente, tra mille virgolette, morta in carcere, ed era stata arrestata perché non aveva messo per bene il velo che doveva coprirle interamente il capo. Questo ha generato in queste settimane notevolissime proteste. Ma anche lì, quando vediamo queste proteste, si sente dire: beh, è colpa del regime, ma è anche colpa del regime iraniano, fin qui ci siamo, ma il regime iraniano è composto da iraniani. Queste donne che scendono in piazza dovrebbero manifestare con i loro mariti, parenti, eccetera, che comunque evidentemente esprimono il regime, che non si è calato da Marte, ma è espressione della società iraniana. E dunque è impossibile dire che i russi non sappiano che cosa sia l'Ucraina, che cosa sta succedendo e perché esiste questa guerra. Tanto è vero che in questo momento i sondaggi, quelli considerati più attendibili, ci raccontano che oltre l'80% della popolazione russa è vicina a Putin, anche coloro che sono tantissimi, che non lo apprezzano o lo disprezzano. Perché? Allora come arriviamo concretamente a questa guerra, partendo da questi assunti? Perché l'Ucraina, che non ha neppure un nome, letteralmente vuol dire Ucraina, vuol dire terra di confine, è per i russi un territorio eccezionale, decisivo. Da un lato sono legati all'Ucraina in senso sentimentale, dall'altro in senso strategico, e le due cose si intrecciano, si accavallano fra di loro. Che vuol dire in senso sentimentale? I grandi imperi o le grandi potenze, fate voi, quando studiano la storia, studiare la storia non a grandi livelli, la storia conta quando la si studia a bassi livelli, quindi alle medie, al liceo, più o meno già basterebbe, un po' all'università. La pedagogia nazionale si fa da bambini, da ragazzi. Lo studio della storia nelle scuole russe, come in tutte le scuole delle grandi potenze, è diversissimo dal nostro. La nostra storia è fatta di cesure, cioè fatta di fini. Finisce un periodo per sempre. A noi questa storia ci insegnano, che non è vero, non fino in fondo, come non è vero fino in fondo ciò che invece insegnano i russi, ma certo non è vero neanche quello che insegnano a noi. Noi ci dicono che la storia è finita sempre, cioè fatta proprio di compartimenti. Esempio, la Francia di Napoleone non c'è proprio più, cioè non è che esiste, e non è vero. Oppure ci raccontano, non lo so, che noi non c'entriamo assolutamente niente con gli italiani del 600, non è vero. O comunque è un'epoca per noi lontanissima, a parte non la conosciamo, ma anche quando la conoscessimo, lontanissima, addirittura ci viene detto che noi, con l'Italia fascista, non c'entriamo niente.
Su questo si basa la nostra pedagogia nazionale, che gli italiani, che sono stati fortemente, non tutti, attenzione, per carità, ma c'era una forte base di consenso per il fascismo, specialmente nei momenti di acme del regime, italiani che erano dei poveri tontoloni che si erano fatti ingannare oppure traviare. E quell'Italia non esiste più. Una grande potenza mediamente insegna l'esatto contrario, che non è vero fino in fondo neppure questo. Se voi aprite un libro di testo turco, la prima cosa che balza agli occhi è che c'è scritto che tra il sultano, il Magnifico ad esempio, dell'impero ottomano e i turchi attuali non c'è nessuna differenza, proprio nessuna. Poco conta quanti secoli siano passati. Non solo, che tra i turchi che fanno cadere Costantinopoli, uno dei momenti più importanti nella storia dell'umanità, quando finisce la seconda Roma, la città più luminosa del mondo, era stata, di lingua greca, 1453, tra quell'impresa e i turchi attuali, si legge sui libri, non c'è nessuna differenza. È la stessa identica popolazione, non è una questione di capacità. Allo stesso modo i russi scrivono che tra i russi che creano, che non erano neanche russi, erano protoslavi, che creano la Rus di Kiev, primo embrione di civiltà pseudo-russofona, alto medioevo, quindi circa un millennio fa, e i russi attuali non c'è nessuna distinzione, proprio nessuna, sono lo stesso popolo, equivarrebbe a dire, come se noi lo scrivessimo, che tra noi e gli antichi romani non c'è nessuna differenza. Noi siamo proprio gli stessi. E questo determina un attaccamento all'Ucraina da parte russa che noi non riusciamo a comprendere. Perché l'Ucraina ha un elemento sentimentale, la culla della civiltà russa, perché nasce lì. È lì che intorno all'anno 1000 il principe Vladimir, che era un sovrano all'epoca pagano, si converte al cristianesimo e impone il battesimo a Kiev, ai suoi sudditi. Mille anni fa, anzi, anche qualcosina di più ormai, ed è ancora nella Rus di Kiev, Rus, poi il nome non a caso da cui deriva Russia, ed è lì che questa miscela particolare di popolazioni vichinghe, slave e locali diventa fortemente slava. Non è neppure un caso infatti che i due grandi protagonisti di questa vicenda, se li vogliamo vedere in senso individuale, Putin e Zelensky, hanno lo stesso nome, che è il nome del principe Vladimir. Vladimir uno, Volodymyr l'altro, che è Vladimir ovviamente in Ucraina. Quindi i russi hanno un attaccamento con l'Ucraina che già nasce da questo. È come dire, quando ci si discute, indipendentemente dalla cultura, i russi tendenzialmente dicono ma l'Ucraina è nostra, ma lo dicono genuinamente, con un piglio tipicamente russo, di chi se ne infischia totalmente di chi ci abita adesso. Chi ci vede adesso non conta niente, non esiste nella loro testa. L'altro elemento che lega la Russia all'Ucraina, da un lato dicevo è strategico, da un lato è sentimentale, dall'altro è strategico. Ne ho accennato implicitamente quando raccontavo le invasioni subite e avevo detto se ci fate caso i russi poi le sventano in Ucraina, perché oltre a essere la culla molto scenografica, propagandata, un po' inventata anche, perché comunque i russi di oggi non sono gli stessi di mille anni fa e soprattutto non erano russi quelli di mille anni fa. Oltre a questo, l'Ucraina è il cuscinetto strategico per eccellenza della Russia. Che significa? Molto semplice in realtà. La grammatica strategica, dovrebbe mettere una condizione, avere un solo pregio, la semplicità. Essenzialmente il cuscinetto è ciò che tutte le potenze sognano di avere, ma perché? Uno potrebbe dire perché un cuscinetto e non direttamente un territorio incorporato, no? È molto meglio il cuscinetto, perché il cuscinetto è come in un videogioco, è avere una vita in più in un videogioco, vuol dire difendersi in casa di qualcun altro, e che ti consente di sbagliare una volta e poi retrocedere se le cose si mettessero male. Cioè il cuscinetto allontana l'invasione, in un territorio piatto come la Russia il cuscinetto è tutto, è la differenza tra la vita e la morte. Perché se invaderlo è molto semplice, perché è tutto pianeggiante, più tempo ci metti ad arrivare da me, più ho possibilità di difendermi. Infatti l'Ucraina ha sempre rappresentato questo
nella storia moderna e contemporanea della Russia. Ed è lì cui, appunto, dicevo, è stata sventata l'invasione svedese, è lì che noi stessi, insieme ai tedeschi, siamo finiti, eccetera, eccetera. No, quelli non eravamo noi, ci hanno spiegato questo, erano qualcun altro, per molti erano i nostri nonni, per qualcuno addirittura i padri, ma questo evidentemente non conta niente. Quindi voi capite che un dossier così complicato, in cui l'Ucraina ha un valore così specifico per la Russia, può averlo inventato Putin? Evidentemente no. Però se voi sfogliate un giornale c'è scritto questo. Ah, poi io personalmente non ho nessuna simpatia per Putin, anzi casomai il contrario. Ma allo stesso tempo dire che se l'è inventata Putin vuol dire non vedere la complessità delle cose. Tutti saremmo felici se Putin non ci fosse più, ma l'impressione che hanno i russi dell'Ucraina sarebbe identica, spiccicata come adesso. Allora come si arriva al 24 febbraio? Nella mentalità dei russi era possibile fino al 2014 controllare l'Ucraina da remoto. L'Ucraina è un paese improbabile nel senso linguistico ed etnico, perché è composto da una popolazione divisa di lingua ucraina nella parte occidentale, tutta russa nella parte orientale e meridionale, nella quale peraltro Ucraina e Russia è sempre stata la lingua dominante, perché è la lingua dell'impero, fino a pochi anni fa. Fino al 2014, quando la parte della popolazione, soprattutto ucraina, cioè di lingua ucraina, attenzione, esprime evidentemente un moto di nazionalismo, rovescia l'allora dittatore, che era un dittatore legato al Cremlino, e con le proteste di Maidan inserisce da allora governi nazionalistici. Da quel momento l'idea che i russi hanno dell'Ucraina è un'idea del ci sta sfuggendo di mano, cioè non la controlliamo più, e quanto è importante per noi sul piano sentimentale e strategico vuol dire che non controllarla più diventa troppo pericoloso. Si prendono la Crimea, insomma è strategica a suo modo perché è nel centro del Mar Nero, sempre nel 2014, e poi controllano più o meno il Donbass. Il Donbass è questa regione orientale che immagino ormai conosciate tutti, dell'Ucraina, una volta era un bacino carbonifero, oggi post-industriale se la passa discretamente male, ma resta comunque la parte economicamente più rilevante del paese, dell'Ucraina, ed è tutta di lingua russa. Quindi, arrivati a questo inverno, i russi si mettono in testa di fare ciò che si fa in questi casi. Il punto non è invadere il paese, anche se abbiamo sentito di sciocchezza, hanno deciso di invadere da anni. Ma non perché i russi siano buoni o cattivi, figurarsi, non è questo il punto. Perché la migliore delle invasioni è quella soltanto minacciata. Cioè, fare la guerra è doloroso per chiunque, non è mai una passeggiata, a meno che tu non sia veramente folle. Quello che i russi si aspettavano di fare all'inizio di questo inverno era circondare l'Ucraina e dire dateci tutto quello che chiediamo e nessuno si farà male. Questo era l'obiettivo. Che cosa è tutto ciò che chiedevano? La neutralità dell'Ucraina, che la neutralità non esiste, cioè non è proprio un concetto esistente da nessuna parte. La neutralità voleva dire, nel caso dei russi, un paese non schierato con l'Occidente, ma tendente alla Russia. E poi riconoscimento di nuovo del russo come madrelingua e quindi prima lingua ufficiale del paese, perché dopo Maidan il russo è stato degradato a seconda lingua, sebbene resti la lingua veicolare della maggioranza della popolazione ancora oggi. E poi chiedevano nessuna presenza di militari stranieri, il controllo totale sul Donbass, anzi un'annessione del Donbass, un po' più o meno quello che stanno facendo in queste ore. Inevitabilmente né Kiev né l'Occidente trattano, in realtà l'Occidente tratta con i russi, ma non concede quanto Mosca chiedeva. In quel momento si ritrova la Russia ad invadere il paese. Saltiamo le fasi della guerra che più o meno avete seguito tutti. Ma ciò che ci interessa in questa fase è stabilire dove è nata questa guerra. Nasce nella testa essenzialmente dei russi, che sono o una grande potenza o molto insicuri, e spesso le due cose si toccano. Che cosa sta succedendo adesso? A che punto siamo? Una delle domande più importanti che si fanno, oltre a quella come mai c'è ancora la guerra nel 2022, una delle domande importanti che si fanno è: ma chi sta vincendo la guerra? E qui si possono addurre motivazioni per l'una o per l'altra, parte. Cioè chi dice, la sta vincendo chiaramente l'Ucraina.
Anzi, se noi sfogliamo mediamente i giornali occidentali, l'impressione è che stia vincendo solo l'Ucraina. L'Ucraina ha ottenuto grandi risultati, grandiosi in alcuni casi. Perché ci dicono, beh, Kiev ha retto, non è caduta, non solo. La controffensiva di qualche settimana fa è stata fulminea, ha consentito agli ucraini di riprendersi due regioni che insieme, quella che va da Kharkiv o Kharkov, Izium, ma se non siamo nella parte centro-orientale del paese, regioni che insieme fanno la Sardegna e la Sicilia insieme, cioè sommate. E poi c'è l'affondamento della Moskva, che è stato un colpo umiliante per i russi, l'ammiraglia della flotta del Mar Nero. E poi i russi non si sa nemmeno quanti morti abbiano avuto. 50, 60.000, non è chiaro, cifra mostruosa. Hanno perso più di una dozzina di generali. Per intenderci, una dozzina di generali si perdono in una guerra mondiale che dura 5 anni, per capire le proporzioni. D'altro lato però qualcuno dice, beh no, però sta vincendo la Russia, perché è tutto vero questo che è stato detto fino adesso, però qui l'avversativa diventa interessante. I russi controllano circa il 20% del territorio ucraino oggi, non hanno mai combattuto neanche un secondo della guerra sul loro territorio, hanno distrutto di fatto l'economia ucraina, perché poi il 20% di paese che controllano è la parte più produttiva e più economicamente avanzata dell'Ucraina, che ricostruirla senza quelle regioni che oggi in queste ore si sta annettendo la Russia, intorno a Zaporizhzhia, Kherson e gli oblast non interi, ma comunque quasi di Lugansk e Donetsk, senza tutte queste parti l'Ucraina economicamente letteralmente non esiste più. Quindi come si fa a dire che non stiano vincendo i russi? In realtà per rispondere a questa domanda e uscire dalle due parti confliggenti bisogna necessariamente distinguere due dimensioni, quella tattica e quella strategica. Se non distinguiamo queste due posizioni, stabilire chi sta vincendo è possibile. Sul piano tattico stanno vincendo i russi, con grandissime perdite, davvero una vittoria di Pirro, ma è una vittoria tattica, perché comunque si prendono il 20% del territorio ucraino, poi le guerre si misurano così purtroppo. Il 20% del territorio vuol dire milioni di persone, vuol dire il grosso dell'economia ucraina o ciò che ne residua, non granché, ma qualcosa ne residua. Poi non hanno perso nemmeno la Crimea. E probabilmente i morti sono stati di più, certamente di più fra gli ucraini. Poi lasciamo da parte, come vedete, è il tema oggettivamente più importante, le sofferenze della popolazione ucraina, questa vicenda. Ma questa sera non è argomento del nostro incontro. E gli ucraini tatticamente stanno perdendo, per le stesse ragioni per cui i russi stanno vincendo tatticamente. E fin qui ci siamo. Ma strategicamente, che poi è ciò che conta? Beh, strategicamente i russi stanno perdendo, non stanno vincendo. Perché? Per due ragioni centrali. Se è vero che le nazioni sono come gli esseri umani, la percezione, l'idea non solo che hanno di sé, ma che trasmettono agli altri è importante forse più della realtà. E prima di questa guerra la Russia era considerata una straordinaria potenza militare. Oggi molto, molto meno. Non è un dettaglio, non è soltanto una questione di status simbolico. Fare meno paura, per essere molto chiari, negli altri, vuol dire scoprire il proprio fianco. Cioè, se ieri un possibile nemico in caso di guerra probabilmente ci avrebbe pensato 3 volte prima di attaccare la Russia, oggi ci penserebbe una volta. E questo conta molto nei rapporti fra potenze. L'altro elemento strategico per cui la Russia sta perdendo la guerra sono le conseguenze di questa guerra. Perché la Russia, se c'è qualcosa che, attenzione, poi questa è una guerra in fieri, in movimento, non è finita. Tutto ciò che ci stiamo raccontando stasera, cioè io con me stesso, domani si può modificare, dipende da come si sviluppano le questioni sul terreno. Questo è un asterisco che dovevo necessariamente inserire.
L'altro elemento principale strategico per cui i russi stanno perdendo è che la Russia sta finendo grandemente nelle braccia dei cinesi. E non è una vittoria, è una grave sconfitta. Anzitutto perché i russi hanno un'idea bassissima delle popolazioni asiatiche, cinesi compresi. Soprattutto, che conta di più, perché Repubblica Popolare e Russia non sono alleati. Sono imperi contigui e sono nemici. Adesso sono vicine perché hanno un nemico comune, che sono gli Stati Uniti d'America. Ma non sono alleati, non lo saranno mai. I cinesi hanno un'idea dei russi molto chiara. Nella muscolare memoria cinese, che dura esattamente la storia cinese, vale quella russa, vale quella turca, vale quella iraniana, vale quella statunitense, molto diversa dalla nostra, quindi è infinita. La memoria che hanno i cinesi, i russi sono brevemente abusivi in Siberia e da lì se ne andranno. E probabilmente è anche vero. I russi controllano la Siberia, dipende da quando cominciamo a considerarne il controllo totale, da 3-4 secoli, anche qualcosa di meno. Niente. Battito di ciglia nella memoria dei cinesi e sono una popolazione europea, secondo i cinesi, che in modo coloniale è in Asia. E da lì se ne deve andare, sono degli abusivi temporanei. E che tra 100 anni, tra 200 anni i russi siano in Siberia è molto molto difficile. Sarebbe una grande sorpresa se ancora la controllassero come oggi. E sotto hanno, immediatamente sotto, il paese più popoloso del mondo che ha la Siberia punta. Adesso la fascia settentrionale della Cina è spopolata, ma il resto del paese è 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, tutti in grande invecchiamento, il che determinerà probabilmente la sorte negativa dell'espansione cinese, che non arriverà mai a diventare la prima potenza del pianeta, ma comunque sono 1 miliardo e 400 milioni di abitanti. E quindi nei prossimi anni la Russia, se noi occidentali le chiudessimo la porta definitivamente, lo voglio vedere, ma comunque, per quanto riguarda gli idrocarburi, la Russia essenzialmente esporta due elementi, il grano e gli idrocarburi. Qualcuno dovrà pur venderli, e quel qualcuno è soprattutto la Cina. Ma il prezzo lo farà la Cina. E poi noi occidentali abbiamo molti difetti, ma molto meglio avere a che fare con noi che con i cinesi, per il semplice motivo che nessuna potenza occidentale, lasciando stare gli Stati Uniti, ma non vendono agli Stati Uniti né idrocarburi né in larga parte grani russi, ma gli europei. Non hanno, non perché siamo buoni, queste sono sciocchezze che ci raccontiamo, non hanno mire espansionistiche perché non ne hanno più i mezzi, altrimenti questo è il continente più violento della storia, quindi figurarsi se avesse i mezzi, se si fosse già a quel livello, di certo questo continente non si farebbe mancare niente, tantomeno le mire espansionistiche, le nazioni che lo compongono, ma adesso non ci sono. Mentre avere a che fare con la Cina che fissa il prezzo e decide al posto tuo è una sconfitta strategica. Tremenda, la Russia rischia seriamente di diventare quello che in cacofonia si dice junior partner. So bene perché, cioè il socio di minoranza del sistema. A me partner ricorda sempre lo zodiaco, l'oroscopo. Però intanto dice, quello è il partner strategico. Mi ricorda sempre, dice, non litigate con il partner, eccetera. Ecco, più o meno il rapporto è sciocco in questo modo, perché non sono partner i cinesi e i russi, ci cioè sono i cinesi che comandano e i russi che sono il socio di minoranza. Quindi strategicamente la Russia questa guerra la sta perdendo e come? Oggi. Allora chi la sta vincendo strategicamente? E mi avvio alla conclusione. Beh, qui gli attori rimasti sono tre. Anche noi, anche i paesi europei, difficilissimo stabilire chi la sta vincendo e chi la sta perdendo perché qui le motivazioni strategiche si intrecciano e ci porterebbero molto lontano. Ma prendiamo gli attori più importanti. L'Ucraina, perché dentro la guerra, non certo per colpa sua, è che in maniera eroica ha difeso il suo territorio. Strategicamente l'Ucraina sta vincendo da un punto di vista, perché ha scoperto qualcosa che neppure se stessa sospettava mai, cioè di essere comunque un paese, non è una nazione, ma è un paese. Diceva all'inizio, se la guerra è la più umana delle rappresentazioni, è la più tragica. Gli errori che poi conducono alla sconfitta in una guerra
oltre a quelli tecnici, tattici, di armamenti, eccetera, sono sempre errori evidentemente antropologici. Non a caso il più grave errore che commettono i russi in questa guerra, abbiamo scritto spesso su Domino, l'ho raccontato molte volte, quindi c'è anche qualcuno qui in prima fila che l'ha sentito una marea di volte, quindi dovrà pazientare nel sentirlo ancora. La difficoltà è sempre stata quella di scambiare l'omofonia, cioè l'appartenenza di lingua, la condivisione di una lingua in appartenenza sentimentale, geopolitica, che sono piani molto diversi. Tradotto, è vero che una larghissima fascia della popolazione russa parla solo russo, ma non vuol dire che vede il mondo esattamente come i russi o come il Cremlino. Anzi, questa guerra ha dimostrato che non è così. Kharkiv ne è la città più straordinaria da questo punto di vista. Kharkiv è un nome improprio, è un nome imposto alla popolazione. Infatti noi dovremmo chiamarla Kharkov, perché i russi la chiamano Kharkov e la popolazione che l'abita la chiama Kharkov, perché sono tutti di lingua russa. È la seconda città più popolosa dell'Ucraina. Eppure i russi erano convinti, proprio per questa aderenza di lingua, di arrivare in città ed essere accolti come liberatori. Non è avvenuto in nessuna maniera Kharkiv, Kharkov. Anzi, nonostante i mesi d'assedio, dal momento che Kharkov non si può radere al suolo come Mariupol, è troppo grande, la popolazione ha respinto i russi. Peraltro qui in maniera molto grossolana e molto russa, capisco come potessero credere che, sì, anche se parliamo la stessa lingua, e molti di questi che parlano la stessa lingua hanno inevitabilmente la Russia una madrepatria ancestrale, ma che succede se tu gli bombardi la casa, gli ammazzi la famiglia? Cioè è chiaro che la percezione che hanno di te si modifica. Quindi l'errore principale dei russi è stato questo, che ha dimostrato agli ucraini, e questa è la loro vittoria strategica, di essere un paese come neanche sospettavano mai. Al di là delle chiacchiere, anche il governo ucraino era convinto che una enorme fascia della popolazione russofona fosse anche russofila. Lo erano convintissimi gli americani. Poi in realtà bastava anche vedere Zelensky. Zelensky è un signore madrelingua russa che parla malino l'ucraino con un forte accento russo, ma non è filo russo per niente, anzi il contrario. Ne era già la rappresentazione in nuce, in embrione di ciò che sarebbe accaduto. Questa è l'unica vittoria strategica dell'Ucraina a cui si aggiunge forse, a cui forse è d'obbligo, la vicinanza all'Occidente, che temo sia soltanto temporanea, ma che per il momento c'è. Allora, strategicamente, chi la sta vincendo questa guerra? La Cina, senza dubbio, non è una grande vittoria, senza sparare un colpo, però è la vittoria migliore. Perché? Beh, perché la Cina segue quello che sta succedendo in maniera molto cinica con i popcorn. Come diciamo, la Cina non è un'amica della Russia, per niente. Vede la Russia impantanata nel suo dossier più importante, quello ucraino, per le ragioni che abbiamo detto, e l'aspetta con il cappello in mano a Pechino, quando verrà, già lo ha fatto, ad offrirle ulteriormente uno sconto sugli idrocarburi. Non solo, la guerra sta distraendo fortemente gli Stati Uniti, che sono impegnati per procura soprattutto in Ucraina e tengono meno gli occhi sull'Indo-Pacifico, che è, come ovvio, il teatro più importante per i cinesi, dove gli Stati Uniti contengono, si dice militarmente, cioè tengono in un angolo la Cina a livello marittimo, insieme agli australiani, soprattutto ai giapponesi e parzialmente agli indiani, in un formato che si chiama quadrilatero securitario, QUAD, in forma abbreviata inglese. Il fatto che gli americani si concentrino sull'Ucraina consente ai cinesi di dire meno male. Stanno perdendo tempo altrove, e perdere tempo nella traiettoria di una potenza è un passaggio molto importante. Ed è la ragione per cui agli inizi di agosto, ed è la ragione ancora per cui l'ultimo numero di Domino intreccia le due crisi, agli inizi di agosto Nancy Pelosi, che è la Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, vola a Taiwan. Perché proprio ad agosto? Perché proprio in questa fase? Proprio per dire ai cinesi: è vero, siamo distratti in Ucraina, ma non togliamo gli occhi dal contenimento ai vostri danni da Taiwan, che è il nodo principale del contendere tra cinesi e americani. Quindi la Cina è senza dubbio
in questo momento la vincitrice strategica, ma poi ha talmente tanti problemi di suo interni, talmente fragile, che non so che cosa se ne farà. Di certo, questo è un passaggio importante per la Repubblica Popolare. E gli americani, e con questo chiudo, quindi abilmente non ho toccato nessun paese europeo, quindi siamo quasi pronti per la cena. Gli americani, che stiano vincendo strategicamente, nì, nel senso. Gli americani hanno l'interesse, che dovrebbe essere anche il nostro, a dire la verità, ma in Italia non se ne discute mai, che la Russia non si espanda ulteriormente sul continente europeo. Non è nel nostro interesse, al di là delle intrinsechezze energetiche, dell'antiamericanismo molto diffuso in Italia, che poi si traduce in un filoputinismo, ma al di là di tutte queste cose, che un paese che ha un'idea così lucida e imperiale di sé, sebbene declinante, sgangherato come la Russia, che spara, e come se spara, che si allarghi ulteriormente sul territorio, cioè arrivi sull'uscio di casa, che non è lontanissima l'Ucraina da qui, ma se la Russia, come voleva fare in una prima fase, si fosse presa l'intero paese, arrivava direttamente nel cuore dell'Europa centrale e imponeva le sue condizioni. Perché se la guerra fosse stata un'impresa veloce e efficace, i paesi intorno sicuramente avrebbero trattato, presi dalla paura. Quindi gli americani hanno ottenuto un impantanamento di un paese come la Russia, che è il loro vecchio nemico e che non si può allargare sul continente, peraltro ha consentito agli Stati Uniti di rilanciare la NATO, questa guerra, quindi di rilanciare quello strumento che serve agli americani anche per mantenere la propria superiorità sul continente europeo, che è ancora oggi il più importante del mondo, al di là delle chiacchiere. Però non stiano vincendo del tutto strategicamente perché? Perché comunque agli Stati Uniti mantenere un'ostilità prolungata e definitiva con la Russia non conviene. Oggi sembra assurdo dirlo, certo, i russi ci mettono talmente tanto del loro che, insomma, è difficile non essere ostili ai russi in questa fase, ma un po' per quello che i cinesi colgono immediatamente, perché si distraggono moltissimo sull'Ucraina, gli americani perdono di vista la sfida del secolo, che è quella con la Cina. E poi, ancora più rilevante per quello che dicevamo poco fa, se nei prossimi anni, così come immaginiamo, la Russia venderà il meglio che possiede alla Cina, e se sempre nei prossimi anni non ce l'auguriamo, ma il rischio è molto alto, Stati Uniti e Cina si dovessero affrontare con le cattive per la supremazia globale, gli Stati Uniti rischiano di affrontare una Cina che è più forte di oggi, perché avrà preso il meglio che offre la Russia. Idrocarburi a bassissimo costo, quindi ne alimentano la crescita a basso costo e grano per sfamare una popolazione immensa. Nella mente degli strateghi americani c'è la necessità di aprire alla Russia. Il problema è che è difficilissimo farlo perché hanno sempre temuto che la Russia provocasse un allargarsi della Russia sul continente europeo, specialmente adesso. Ma hanno nella testa la necessità di doverlo fare, quando non ne hanno alcuna idea. Però per questo motivo, proprio perché temono che un dragone, quello cinese, che nei prossimi anni si mangia l'orso russo, vuol dire affrontare un dragone più forte di oggi. Ma hanno poco da fare in questo momento, perché di certo non possono mollare, intendo gli americani, meno male, aggiungo io, la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Ma questo ne complica agli Stati Uniti il loro scenario strategico inevitabilmente. Allora io mi fermo qui perché ho parlato anche troppo, però come promesso, un quarto d'ora, 20 minuti la lascio volentieri alle vostre domande, obiezioni, eccetera. Grazie. Sì. Lei pensa che l'allargamento ad est della NATO, nella testa di Putin e del Cremlino, diciamo, abbia aumentato per la paura di cui lei ha parlato, anche per la conformazione geografica storicamente della Russia stessa? Perché la narrazione occidentale è che la NATO sia un'organizzazione difensiva, possiamo anche crederci, gli occidentali. Però
però convincere un ex agente del KGB, quale Putin, di questo concetto, su questo concetto, è facile? Grazie. Ma grazie a lei. Questa è una domanda che tocca uno degli argomenti più battuti quando si discute di questi temi. Sicuramente l'allargamento ad est della NATO, come ad esempio sostiene spesso Kissinger, ma non è l'unico, ha ulteriormente accresciuto l'insicurezza dei russi e quindi la loro aggressività. Beh, il punto qual è? Che, a mio avviso, quando se ne parla in questi termini, si presenta la questione della NATO come una sorta di imposizione dall'alto ai paesi che poi hanno aderito alla NATO. Cioè, non è che, in questo caso gli americani, prendiamoci chiaro, sono loro ovviamente che gestiscono la NATO, ne gestiscono le scelte strategiche. Non è che gli americani hanno imposto ai polacchi di entrare nella NATO. Non è che hanno detto o entrate nella NATO o vi bombardiamo. Il dramma della Russia è la collocazione geografica, ma se tu sei il paese più grande del mondo come espansione, avrai sempre problemi con tutti perché sei ovunque, è proprio inevitabile. Il più grande vantaggio degli americani, tra i tanti, qual è? Il fatto di vivere su Marte, cioè vivono nel continente americano. La storia, la lotta per l'egemonia si fa sul blocco eurasiatico, dove gli americani non ci sono, possono sempre tornare a casa. Un grande scrittore americano che si chiamava Waldo Emerson, cioè Waldo Emerson, come si dice in Italia, scrisse un famosissimo aforisma degli americani che era «Non si può tornare a casa», perché gli americani sono un popolo di emigranti. In realtà, sul piano strategico, gli americani è vero esattamente il contrario. Cioè sono l'unica grande potenza che può tornare a casa. Noi, ad esempio, no. Cioè, le guerre si svolgono tutte. Nel continente eurasiatico noi qua stiamo. Gli americani possono dire un giorno non ci interessa più, l'hanno fatto nella storia. Oggi non lo possono più fare per tante ragioni, ma quando ancora non erano una grande potenza, ad esempio all'inizio del Novecento, l'hanno fatto. Noi ce ne andiamo a casa, non ci interessa, fate voi. Che c'entra con la NATO? Quando un paese può scegliere, una comunità, una collettività, tra due egemoni potenziali, sceglie sempre quello geograficamente più lontano. Sempre. Il vantaggio degli americani è tutto lì. Perché tutti scelgono gli americani. Ah no, la dizione dice perché sono un paese democratico, certo, che la Polonia è talmente un paese democratico che vede negli Stati Uniti un paese democratico, dice ecco sono come noi, che la Polonia sia un paese democratico se ne può discutere a lungo, ma usciamo dai poveri amici polacchi ai quali vogliamo bene, li lasciamo da parte, ma Singapore, che è il paese meno democratico del mondo, ma tra i più ricchi, sceglie gli americani perché? Il Vietnam, che è molto vicino agli Stati Uniti in questa fase, è una dittatura comunista, sceglie gli Stati Uniti. Le Filippine, che sono un paese autocratico, scelgono gli Stati Uniti. Ma perché? Perché gli Stati Uniti sono sempre lontani da tutto. Quindi alcuni di questi paesi che ho citato devono scegliere tra Russia e Stati Uniti, la Polonia. Ovviamente scelgono gli americani. Ma perché si sceglie sempre quello più lontano? Perché la potenza più lontana un giorno scomparirà. Per forza. Un giorno gli americani, tra 100, 200, 500 anni, probabilmente molto prima, avranno più la capacità di arrivare in Europa come ci arrivano adesso. I russi sempre lì staranno. Se vieni inglobato da una potenza prossima, ci rimani per sempre. Ed è la ragione per cui i comuni toscani, che insegnarono quello che gli inglesi chiamano the balance power, cioè l'equilibrio di potenza, come si dice in termini migliori, Elisabetta, quella vera, cioè la prima, non la recente defunta, se ne innamorò dell'esposizione di Guicciardini, qualcuno gliela raccontò, perché i comuni toscani sceglievano, sono tre comuni, mediamente, sempre quello più lontano per allearsi, cioè la città vicina è quella che odi, con cui ti fai la guerra, succederà anche a Iglesias, non so quale sia, Carboni è talmente recente che non potete odiarla, o forse sì, non lo so, però questo vale, ma questo per dire che vale per tutti. Per tutti, le città del Lazio che si scontravano con Roma chiamavano ad allearsi con loro la potenza più lontana, oppure Taranto che aveva come alleato ovviamente il re dell'Epiro, che era più lontano di Roma. E quindi questo è il vantaggio degli americani e quindi il vantaggio della NATO, che è gestita dagli Stati Uniti che sono dall'altra parte del mondo. Però in base a quello che diceva lei, chiudo, certamente l'espansione della NATO ha cresciuto il senso di insicurezza e di aggressione e aggressività della Russia, ma i paesi che sono entrati nella NATO l'hanno fatto liberamente,
Non... Perché poi sono stati sotto la Russia decenni e decenni. I polacchi che hanno un sacco di difetti. Sono veramente, quando ci si mettono tosti e abbastanza complessi, però sono stati sotto il tallone russo per decenni, in alcuni casi per più di un secolo. Dipende dalle regioni del paese. Poi la Polonia è un paese che hanno preso e spostato letteralmente sulla carta. Prima era tutta ad est, adesso è tutta ad ovest. E quindi vedono nella Russia l'oppressione. E liberamente hanno scelto la NATO. Quindi non è la NATO che si è imposta a questi paesi. Credo che questo discrimine sia decisivo. Grazie. Ci sono altre domande? Volentieri. Abbiamo tempo per un paio di domande. Sull'uso delle armi nucleari, ci sarà davvero un'escalation tale da mandare? Intanto grazie, ovviamente speriamo di no. Non lo so sinceramente, perché escludere qualcosa in questa guerra è quasi impossibile. L'utilizzo dell'arma nucleare tattica, cioè un'arma che ha una potenza minore rispetto a quella di Hiroshima, per intenderci, ma è sempre un'arma nucleare, fa parte della dottrina militare russa, che è una dottrina sempre pensata con armamenti tecnologicamente inferiori a quelli del rivale, che quindi supplisce questa inferiorità con l'arma nucleare. La si usa l'arma nucleare per non usarla, cioè il vantaggio dell'arma nucleare è non usarla mai, cioè è minacciare, sventolare sempre di usarla. Tant'è vero che è stata usata due sole volte nella storia, tutte e due le volte, non a caso, con quello che definivo il più capace dei paesi al mondo, cioè il Giappone, che farlo arrendere altrimenti era molto, molto complesso. E che non vuol dire che i russi non la utilizzeranno, attenzione. Anzi, i russi messi con le spalle al muro, come extrema razza, nella loro mentalità anche patologica, possono spingere il pulsante rosso, utilizzare l'arma tattico nucleare. Io credo che loro stessi, anzi senza credo, certamente loro stessi non vogliono, ma perché? Perché peraltro si tratterebbe di un utilizzo, qualora vi fosse, dell'arma nucleare non dall'altra parte del mondo ma sull'uscio di casa. E se abbiamo raccontato fino adesso che il territorio è tutto pianeggiante, i venti porterebbero immediatamente le scorie radioattive dentro la Federazione Russa, oltre che anche verso di noi, basta ricordare Chernobyl di qualche decennio fa. Quindi non è che i russi sono autolesionistici al punto di spararsi su un piede, perché questo significherebbe letteralmente. Però presi dalla nebbia della guerra in un momento di grande difficoltà, un po' patologico, il rischio c'è. Non è altissimo, ma il fatto stesso che non si possa escludere fa una discreta paura, insomma. Buonasera. Buonasera. Per quale motivo i servizi segreti americani, tedeschi e inglesi si sono fatti sorprendere dalla mossa di Putin e non hanno fatto un po' di qualche contromisura? Quale mossa in particolare? Come? Quale mossa si riferisce di Putin? Quella di invadere. Ah, ma in realtà non si sono fatti sorprendere, a dire il vero, al contrario, cioè, tanto grazie. Gli americani e gli inglesi hanno continuato per settimane, settimane a dire adesso invada, adesso invada, adesso invada, probabilmente anche accelerando l'invasione in questo modo, perché quello serviva a non negoziare, no? Se io ti dico, che, beh, molti infatti ci credono, anche a livello giornalistico adesso, no? Aveva già deciso, aveva già deciso, aveva già deciso, noi ve lo diciamo da mesi. Sa, spesso si scambiano le agenzie di intelligence per le agenzie di stampa, come se dessero notizie, per un altro mestiere. Mandano messaggi incrociati e per il loro vantaggio, ma non si sono fatti sorprendere. Probabilmente al di là delle chiacchiere non erano convinti per niente che Putin invadesse, però hanno continuato a dirlo per settimane, quindi sorpresi non potevano esserlo, sinceramente. Forse abbiamo tempo per l'ultimissima, così poi andiamo. Ancora tre? Ah, sarò più breve. Volevo riprendere la domanda della signora relativamente alle armi nucleari e quindi all'allargamento potenziale del teatro di guerra agli alleati, diciamo alla NATO. Alla luce delle elezioni italiane, quindi della Meloni che si è espressa da poco a favore di Zelensky. Poi Meloni è un cognome molto diffuso anche in Sardegna. Anche in Sardegna, però per quel caso non è sardo. Volevo chiedere quanto potrebbe, nel caso di allargamento del teatro
rischiare l'Italia, alla luce del fatto che ospitiamo testate nucleari in diverse basi nel nord Italia, principalmente rispetto ad altri paesi europei? Quanto rischierebbe l'Italia? Non so dire, tanto grazie, non so dire se più o meno di altri paesi europei, però sì, cioè, nel senso, se la guerra diventasse nucleare, quindi dobbiamo immaginare a quel punto chissà anche una risposta diretta della NATO convenzionale, non nucleare in quel caso, è molto molto difficile che l'Italia ne resti fuori in assoluto. Non penso, tanto per quello che dice lei, non perché ospitiamo ordigni nucleari sul nostro territorio, che sono americani ovviamente, sebbene noi abbiamo tutti i comuni denuclearizzati, che il cantante Samuele Bersani ha preso in giro a lungo in una celeberrima canzone, ma detto questo, il rischio vero non è legato agli ordigni nucleari, perché la risposta, penso siano tutti presi dalla follia, non è che tu all'uso dell'arma tattica nucleare reagisci con l'arma nucleare, però dobbiamo immaginare, a quel punto non si può escludere una risposta convenzionale, quindi direttamente militare, di alcuni paesi della NATO. Mi stupirei che l'Italia non ci fosse in nessuna maniera. Adesso non so fino a che punto, se più o meno, certo non quanto la Polonia, per capirci, ma non penso, o quanto il Regno Unito, ma non penso che noi ne potremmo rimanere fuori a quel punto. Domanda che ha due versanti. I territori Crimea, Donbass, questi cosiddetti russofoni, più russofoni del resto della Crimea, diciamo, ecco, che sono dei territori o delle entità contese che mi sembra che facessero già parte di trattative antecedenti. Ecco, da una parte la diatriba su questi territori ha costituito un motivo, diciamo, per innescarsi di questa guerra, e dall'altra può rappresentare un mezzo per le trattative, quindi per la conclusione di questa, della guerra? Ah, intanto grazie, sì, certamente la diatriba per il Donbass, a cui lei fa riferimento, è stata al centro di due accordi, peraltro gli accordi di Minsk si chiamavano, che nessuno ha mai applicato, che immaginavano uno status separato di autonomia, sempre dentro la Repubblica d'Ucraina, ma comunque separato rispetto al resto del paese. Sì, certo, è stato al centro questa diatriba della fase pre-guerra e l'ha parzialmente determinata. Però per rispondere alla sua domanda, non credo che oggi basterebbe risolvere lo status del Donbass per poi risolvere la guerra. Credo che si sia andati un po' troppo oltre, poi tutto è possibile, ma mi stupirei poi se c'è qualcosa che abbiamo imparato in questa guerra, che questa guerra ha anche una natura carsica, quindi si può arrivare ad un cessato del fuoco nelle prossime, ci auguriamo domani, anzi ieri, ma tra qualche mese chissà, e poi ritrovarci tra qualche anno con una recrudescenza di questa guerra che non ci aspettavamo. Quindi temo che oggi non basterebbe risolvere la questione delle regioni del Donbass per risolvere la guerra. Si può arrivare ad un cessato del fuoco che contempli quella soluzione che lei dice. Potrebbe essere un cessate il fuoco, cioè una soluzione temporanea, perché mi pare evidente che quello che sta succedendo è diventato qualcosa di più. C'è uno scontro evidentissimo dei russi nei confronti di quello che considerano l'Occidente cattivo, che ce l'ha con loro, in un momento di patologico senso dell'accerchiamento. Peraltro nel prossimo numero di Domino ci sarà proprio un articolo su questo, sul senso classico dei russi dell'accerchiamento. Ce l'hanno proprio nella loro testa il... tutto il mondo ce l'ha con noi, non ci capisce, quindi non penso oggi questo consenta una risoluzione definitiva del conflitto. Allora, siamo velocissimi, abbiamo ancora... Vabbè. Vanno aumentando, erano tre. No, volentieri, volentieri. Prego. L'idea di pacifismo che molti di noi non trovano in maniera assolutamente appassionata e di difesa dell'articolo 11 della nostra carissima Costituzione, possono dirsi entrambe le cose definitivamente sconfitte e rese superflue dal realismo della geopolitica? Ma non so se c'entri la geopolitica, che a me neanche piace molto, lo dico sottovoce,
sono un grande appassionato della geopolitica, devo dire la verità, cioè mi piace molto la geopolitica che frequento io, che però per me è un po' diversa da quella classica, chiusa parentesi. Non lo so, non so se il realismo della geopolitica ha ucciso, una volta si diceva la televisione ha ucciso la radio, no? E non credo, infatti la radio la vedo in discreta salute, per cui il pacifismo sopravvivrà anche a questo momento. Oggi non è in grande salute, ma sopravvivrà a mio avviso. Perché? Perché non è un anelito umano, altrettanto come lo è la guerra. Cioè il pacifismo è quell'attitudine umana a dire però... se rimaniamo razionali tutto il tempo possiamo anche evitare di farci la guerra, perché l'essere umano puntualmente razionale non può esserlo, proprio fisiologicamente, perché non conosce neppure non solo l'ambiente che lo circonda ma cosa sarà di sé. Noi non sappiamo, in fondo spesso le smanie di protagonismo, di potere nascono anche ingenuamente, cioè noi non sappiamo esattamente gli altri cosa pensano di noi in ogni secondo e che cosa fanno quando noi non ci siamo. Le potenze ragionano esattamente come gli esseri umani, quindi il pacifismo è una tendenza umana che si ferma davanti all'impossibilità di sé, è una forma, il pacifismo, che contempla solo una parte dell'umanità, quella razionale. Poi l'essere umano è anche sentimento e percezione e razionalità e noi quindi la guerra puntualmente ritorna, ma io credo che il pacifismo sopravvivrà, sì, sicuramente sopravvivrà a questa fase, perché è una tendenza umana esattamente come la guerra. La penultima. Sì, salve. A me interesserebbe conoscere la sua opinione riguardo a un fatto di recentissima attualità come il sabotaggio di Nord Stream, che ha un significato anche geopolitico Molto interessante. Grazie a lei, sinceramente non ne ho idea, nel senso che se lei intende chi è stato l'artefice, eccetera, è come sembra di essere, se non fosse drammatico, qual era quel gioco da tavolo? Cluedo, il gioco da tavolo in cui c'era sempre il colpevole, e tutti sembrano potenziali colpevoli, questa è la verità, quasi tutti, però quasi tutti poi hanno un motivo per non averlo fatto, sul serio. Quindi è molto complicato da dirsi, lo dico con massima onestà, non ne ho idea, ma ci sto ragionando in queste ore perché sarà oggetto inevitabile il prossimo numero di domino, quindi faccio tutte marchette, ma è la verità. Quindi mi auguro, non penso di avere un colpevole per allora, ma gli inglesi dicono educated guess, no? Un tentativo di indovinare istruito. Mi auguro che quello ci sia almeno nel prossimo numero. Ah, perfetto, allora bene, penso che questo potrebbe essere solo il primo di numerosi appuntamenti che lei deve tenere qua. Se mi invitate ancora, volentieri.